Vanno gli ospiti alla recuperata dei padroni di casa, gli Afi. Tutto solo, realizza il gol dell'1-0 quando siamo al quinto minuto di gioco. Respinta da Pizzi. Buona giocata anche questa dell'Enjoy. Tanto esce bene l'Aurora, il pallone per Simeone, il gol del 2-0 quando siamo al secondo minuto di gioco. Pallone ancora buono, può ripartire l'Enjoy. Va Luzzi, intercetta Molinari che prova ad andare in azione personale per Simeone, esce il gol del 3-0 al sesto minuto. Bella iniziativa questa dell'Aurora di Riafi, che prima aveva colpito il pallone ma poi sul rimpallo è andato ad agganciare la gamba dell'avversario. Direi ineccepibile questa decisione del signor Catarinella. Già battuta la punizione, non proprio nel migliore dei modi. Volpi è andato a servire il compagno, poi recupera la grande Simeone, realizza il gol del 4-0 al nono minuto. Guadagna una rimessa col pallone che poi arriva Luzzi ed esce prontamente Pizzi. C'è però l'anticipo ancora di Luzzi, pallone per Martinoli, Luzzi, arriva il gol del Enjoy. Riprende l'Aurora, campanella per Liafi, di nuovo campanella. Servito Spanò, prova a dialogare con Liafi, fermato. Va Michele Luzzi, ancora Luzzi, che poi termina a terra. C'è il tocco di Liafi che ha qualcosa da dire al direttore di gara. Irremovibile ovviamente nella sua decisione il signor Catarinella, che ha visto un tocco di Liafi sul piede d'appoggio di Luzzi. Calcio di punizione con Osni che sembra determinato ad andare al tiro. Parte Osni e realizza il gol del 4-2 quando siamo al 23esimo. Esce bene dalla doppia marcatura ancora Liafi. Libera il tiro e realizza il gol del 5-2 quando siamo a pochissimi istanti dal fischio di chiusura. E allora, così come aveva aperto al quinto minuto di gioco del primo tempo, Liafi va di fatto a chiudere al 33esimo questo match con la rete del 5-2.